I nostri sapori sono nuovamente in tavola. Ci troviamo a Scarnafigi in occasione della 30ª edizione della Fiera di Primavera, Scarnafigi, patria di questi formaggi che oggi più che mai saranno protagonisti. Oggi ne utilizzeremo ben due, ma vorrei che ce lo spiegasse il grande amico chef Nicola Brizio in rappresentanza dell'Associazione Cuochi Torino, che ancora una volta vogliamo ringraziare. Spesso ci ospitate nelle vostre aule, fra poco torneremo a trovarvi. E come sempre cerchiamo di esaltare questa piemontesità, questi prodotti che grazie al lavoro di tante aziende, in questo caso parliamo di un consorzio, parliamo di formaggi, e conferiscono al Piemonte un'importanza davvero notevole. Sì, la valorizzazione dei prodotti dei territori è fondamentale. Per questa ricetta vediamo già l'opera tuoi collaboratori. Sì, ecco, qui abbiamo una nostra consigliera che è la Maria Mauro e poi affiancato da un new entry che è Federico, che diciamo ha fatto il corso da noi e adesso ce lo portiamo in giro per il mondo. Bravo Federico, hai imparato ad apprezzare allora tutti questi prodotti, in particolar modo i nostri formaggi. Beh sì, certo, è ovvio, dopotutto anche in tutte queste preparazioni abbiamo utilizzato sia braduro che bratenero e abbiamo cercato il più possibile di valorizzare la territorialità che c'è all'interno di questi piatti, cercando di utilizzare ovviamente tutti gli ingredienti del luogo. Hai capito? Ti ha fregato? Volevo... Ecco. No, volevo... No, beh, adesso diamo una ben educato! Ma è giusto, perché quando subentra la passione poi uno... Il trasporto esiste. Diamo giustamente, Nicola, un approfondimento a questa materia. Approfondiamo un pochettino quello che è la ricetta. L'abbiamo chiamato Braburger perché utilizziamo la salsiccia di Bra, quindi l'impasto della salsiccia di Bra, a cui abbiamo aggiunto il braduro. Noi abbiamo fatto questa variante. Ma è fantastico, quindi... abbiamo preso l'impasto di salsiccia e l'abbiamo impreziosito con il braduro grattugiato. Perfetto. È un'idea eccezionale che possiamo tranquillamente realizzare a casa nostra. Ecco perché l'abbiamo chiamato Braburger. C'è la salsiccia di Bra e più c'è il formaggio di Bra. Quindi... Non contenti, l'impasto di salsiccia è, vedete, molto bianco perché è pieno, carico di Bra duro, ma in preparazione della ricetta andremo anche a... Sì, adesso una volta passiamo alla grigliatura, quindi sulla piastra lo grigliamo, non lo facciamo andare molto perché la salsiccia di Bra non è molto grassa, è una salsiccia di bovino intanto, quindi da non confondere con le altre salsicce. Quello si può mangiare tranquillamente cruda. Sì, ecco, ma anche perché è sconsigliato mangiare quella di suino cruda. Quella salsiccia di Bra è una PAT, perché è un prodotto agroalimentare territorio, che diciamo è dal 1800 che è stato divulgato e... sì, perché parte da un'esigenza dell'epoca. Perché a Cherasco c'erano degli ebrei, c'era una comunità di ebrei, di conseguenza loro non mangiando suino hanno dovuto trovare una formula diversa. Bella alternativa, vincente. Beh, chiaro, sì. Poi che con il tempo, all'epoca era solo bovino, con il tempo è stato aggiunto il lardello. Il grasso di maiale. Quindi ancora più morbida. Per ammorbidirla. E nella realizzazione di questo Braburger, oltre appunto a questo impasto ricchissimo di braduro, naturalmente vediamo anche una bella sfoglia di bratenero. Di bratenero, perfetto. Quindi abbiniamo le due tipicità dei formaggi che hanno due inserendo gusti. Inserendo anche una del pomodoro, una fetta per di ammorbidire. Pomodoro per ammorbidire. E sopra c'è ancora della cipolla caramellata. Mamma mia, carino questo Braburger, ci piace. Avremmo voluto farlo con il porro per mantenere anche lì la territorialità, ma non è stagione. Io l'ho visto, poi sono spariti, quindi abbiamo dovuto... Non è il momento ancora. ...trovare un'alternativa e quindi va bene questa. Perché ricordiamo, il nostro intento è quello davvero di promuovere quelli che sono i prodotti delle nostre zone. Lo stiamo facendo col bratenero e il braduro. E sicuramente è anche un finger food molto vincente da proporre in qualunque circostanza. Quindi copiate questa idea. Un impasto di salsiccia, comodamente a casa, vi grattugiate un bel pezzo di braduro, andate a comporre queste polpettine che
andrebbero bene anche mangiate così crude. Sì, questo si può mangiare. È già un antipasto anche questo, senza complicarci la vita, ma noi non contenti andiamo a realizzare proprio l'hamburger, aggiungiamo anche un pezzettino di bra tenero e quindi questa accoppiata di sapori indubbiamente. Ecco, poi direi due parole anche sui panini, perché certo, anche questi sono stati fatti da noi in associazione. E sono tre tipi, questo è con il porro, questo è con le olive e questo è quello normale solo col sesamo, sì, sopra. E quindi utilizziamo poi le tre tipologie di panini. Lo chef Nicola Brizzo ci ha spiegato la ricetta. Questo è un piatto molto giovane, sì, va già bene per noi. È un piatto sicuramente... Detto noi, eh? Sì, sì, sì. Scusa, sì, no, va bene per noi. Sicuramente nuovo, dato che l'hamburger comunque è un piatto che non è nella nostra tradizione, ma l'abbiamo visto da poco. E sicuramente è un buon modo di unire queste due visioni, ovvero quella che è la nostra tradizione piemontese del passato e un piatto invece che sempre più sta entrando nel nostro futuro. E questo di americano ha veramente poco, perché sono i nostri formaggi che lo rendono diverso e speciale, quindi loro hanno solo che da morire di invidia, perché questi prodotti loro non li hanno, giusto? Giusto. Possiamo anche vantarci un po' di questa produzione? No, anche perché abbiamo una biodiversità che ci invidiano tutti. Eh certo, lasciamoci quindi invidiare in questi casi, perché queste eccellenze abbiamo la fortuna di averle solo noi e di averle proprio sotto casa nostra. Bene, quindi la piastra, Maria l'abbiamo praticamente addetta, sì, povera ragazza. Ecco, mentre io vedo di recuperare gli stuzzicadenti che ti abbiamo addetta alla piastra ufficiale, beh, almeno bene, godi di questo profumo, infatti, questo l'ora sapore. Giusta, l'ora è giusta. L'ora è giusta, questa salsiccia con questa abbinata dei due formaggi direi che è stratosferica. Cosa ne pensi da donna? Questo è un piatto da nipotini, perfetto. Perfettissimo, poi è veloce, è buono e accontentiamo tutti. E così si accontentano davvero tutti. Un complimento all'idea, un ringraziamento ancora una volta all'Associazione Cuochi Torino, complimenti alle nuove generazioni, ma alla supervisione di colonne di questa struttura come il nostro amico Nicola, beh, è fondamentale, quindi noi verremo sempre volentieri a trovarvi. Perfetto, noi cerchiamo di evolverci il testimone a qualcun altro che può continuare questa tradizione. E lo stiamo già facendo con un piatto moderno che però va ad avvalersi di questi prodotti che non passeranno mai di moda. Questi sono i nostri formaggi, i nostri evergreen che vengono celebrati oggi proprio nella loro patria a Scarnafigi in occasione della 30ª edizione della Fiera di Primavera. Bra duro, bra tenero, protagonisti indiscussi di questo bra burger. Perfetto. Che non ci resta che assaggiare. Adesso diamola. Grazie, ecco, Nicola, se... e i sapori ancora una volta sono colorati in tavola.